Le diverse abilità nel mondo della ristorazione, inaugurato il concorso nazionale della Mira. Siracusa ospita la seconda edizione della manifestazione Le diverse abilità nel mondo della ristorazione. Si tratta di un concorso nazionale che, dichiara il Gran Maestro della Mira, Luciano Graziano, punta l'attenzione sui ragazzi diversamente abili per valorizzare il loro ruolo nella difficile ma estremamente gratificante professione di sala e di cucina. Ed è proprio la funzione sociale della ristorazione, tra studio della materia prima e spirito di inclusione, il tema dominante dell'iniziativa, che mette a confronto due squadre che si sfidano nell'arte del flambé e in quella della degustazione del vino. L'impiego di persone diversamente abili nei diversi ruoli, sia in cucina che in sala, fa onore al mondo della ristorazione e merita il pieno supporto dell'amministrazione, lo dichiara il sindaco Francesco Italia, che ha inaugurato il corso. Quello della Mira, aggiunge, costituisce un atteggiamento ormai consolidato in Italia e al ristorante chiedo, se presente, di essere seguito da persone diversamente abili. Ognuno di noi può fare molto nel processo di integrazione e inclusione sociale e lavorativa. Questo concorso ne è un chiaro esempio. La cerimonia di apertura si è tenuta presso il Park Hotel, presente tra gli altri il presidente del Consiglio Comunale Moena Scala, l'assessore alle politiche sociali Alessandra Furnari, il presidente della Mira Valerio Beltrami, il presidente dell'istituto alberghiero Giuseppe Arrizzo e il rappresentante dell'associazione che hanno aderito. Sono molto felice che Siracusa ospiti alla sua prima edizione la seconda edizione di un concorso nazionale che mira a includere nel settore della ristorazione ragazzi speciali. E sono felice di trovarmi qui insieme al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente di Amira, il Gran Maestro, che di fatto ha proposto alla città di Siracusa un evento che noi siamo felici e sicuri di poter replicare a cominciare dall'anno prossimo. Io infatti mi sono impegnato con il Gran Maestro proprio a fare di questa la prima edizione siracusana e di dare continuità nel tempo, perché includere significa offrire alle famiglie e ai ragazzi speciali di cui oggi abbiamo potuto apprezzare le qualità, la possibilità di trovare una collocazione lavorativa e di esprimere appieno le proprie capacità. Io ringrazio moltissimo il sindaco, ringrazio tutta l'istituzione, perché sono veramente felice che le istituzioni si impegnino accanto a me, in particolar modo nella figura del sindaco, nella figura di Bernadette Lobianco, nelle altre figure, perché dobbiamo portare a Siracusa qualcosa che possa veramente includere queste ragazze. Bene, un evento che è concretizzazione di vera inclusione. Inclusione di persone davvero speciali, perché abbiamo soltanto da imparare da questi ragazzi pieni di competenze e risorse. La loro autenticità, la loro mancanza di condizionamenti li rende speciali, autentici e li rende portatori di un'empatia che noi abbiamo totalmente perso. La politica ha un ruolo fondamentale nella diffusione di valori come l'uguaglianza e il coinvolgimento, soprattutto nella creazione di progetti che possano inserire questi ragazzi nel mondo del lavoro e far sì che possano acquisire una autonomia, che sarà una risorsa poi per tutti. Sì, noi oggi siamo davvero orgogliosi di essere presenti a questa iniziativa della Mira proprio per sensibilizzare il lavoro e disabilità. Vogliamo far capire infatti a tutto il territorio siracusano e anche siciliano di quale meravigliosa opportunità i nostri ragazzi speciali possono dare nel mondo del turismo e della ristorazione. Quindi noi siamo veramente orgogliosi anche questa volta di supportare questa bellissima iniziativa.